Salve gamers e youtubers, benvenuti a questo nuovo episodio dell'Ombra di Murder. Allora, questa puntata si pronuncia epica già soltanto per l'immagine della missione. Il grande Grog Bianco, che allora quello che abbiamo affrontato prima non era il grande Grog Bianco, mi sono sbagliato io, perdonatemi. Stavolta lo affronteremo, e infatti la descrizione è: Thorgrim è pronto ad affrontare il suo passato. Ottimo! Questa missione sarà epica, dovremo affrontare un Grog che dicevano ci vogliono 10 uomini per abbatterlo, ce l'abbiamo fatta noi da soli, siamo diventati delle forze incredibili. Prepariamoci perché ora è il tempo di vendetta. Salta su, capitano! Si va a caccia! Aia! Non ho paura di te, vieni, ti domo in 5 secondi. Ti aspetto. Perché? Questo vuole pranzare. Vabbè, ho capito. Oh! Guarda come si risolvono i problemi, amico. La caccia di una vita per quanto breve. Per quanto sai dove andare, vero? La vera domanda è: sei pronto per cavalcarlo? Certo. Qualunque cosa accada durante la caccia, pensa sempre cosa farebbe Thorgrim. Anzi, è una lezione di vita che vale sempre. Perfetto. Spero che ricordi l'addestramento, altrimenti il possente Grog ti schiaccerà contro il muro. Come no? Sono a combattere il Grog. È quello che fai sempre, lotti. Niente arte, niente finezze. La caccia non è solo colpire e uccidere, è una cosa più grande. Dal tuo punto di vista, nano, tutto è più grande. Sì, questo Grog è molto grande. No, mi stai prendendo in giro? Sì, un piccolo scherzetto. Grog sono fra le specie più antiche di Mordor e fra le più letali. È passato molto tempo da quando ho affrontato questo Grog. Speriamo che non sia invecchiato bene come me. Una volta, allora, il mio socio ha inseguito un Grog da Monte Dolme, da Nordrod. Che non so, è distante? Siamo rimasti bloccati sotto la sua zappa per 2 giorni. Ah, che bei tempi. Ci credo. Anche mi sei divertito un po'. L'ultima volta che ho visto la bestia, la io e il mio socio l'abbiamo inseguita nella sua tana. Come sei sopravvissuto? Fortuna! Il Grog mi ha tramortito. Quando mi sono svegliato, aveva divorato il mio socio. Affrontarlo da solo era stata una condanna a morte. Divorato. Caccia a questo Grog da quasi un decennio. La mia dedizione a quest'unica bestia è stata totale. Dedizione? Non sarà che predichi meglio di quanto cacci? Niente, capitano. Ma sarò io a ridere quando la bestia ti mangerà vivo. È più probabile il contrario. Il possente Grog sarà la mia eredità. I nani parleranno di Thorgrim il cacciatore per generazioni. Mi assicurerò che nominino anche te di tanto in tanto. Ah, no, non ti preoccupare, mi sa che di me si dimenticheranno. Se sono dimenticati nel film e nel libro, se ne dimenticheranno probabilmente anche nella tua leggenda. I Karagor sono troppo quieti. Il Grog non deve essere in casa. O forse è molto stealth. Entriamo e aspettiamo. Un'imboscata. Molto militare. Ottimo piano. Mi piace. Io gli taglierei il tallone e metterei questi due bei animaletti a riparo dietro un muro. Non appena così gli taglio il tallone, arrivano e lo azzannano. Intanto io arrivo e crollo, li salgo in groppa e lo ammazzo. Sta' attento, Thorgrim. Mi sono molto affezionato a te. È un ascia. Di suo fratello. È affilata come quando nostro padre la fece. Oh, eccolo! Abbiamo quello che volevamo. Cavolo, speriamo che ora non succeda al contrario, che noi sveniamo e lui muore. Anche perché potevamo tranquillamente aspettare, Cioè? Non capisco sta lingua! Ashnaz Kimatuk.
capisco, traducete, perché all'inizio avete tradotto e ora no? Traducete. Cioè, ah, l'ha costretto, l'ha indottrinato e l'ha costretto a forgiare l'anello. E probabilmente l'avrà costretto ad ammazzare anche la sua stessa famiglia. Perché altrimenti non siamo contenti. Va bene, ha forgiato l'anello, non vedo... Ovviamente. Ti ricordi di me? Sì, esatto! Sì, attento però, Bello, avanti, capitano, che aspetti? Un ordine? E sviene di nuovo. Vabbè. Andiamo, via. Tyron, ammazziamo sto coso. Avanti, bello. Sì, sei brutto, sei bruttissimo. Vediamo se funziona anche con lui il teletrasporto d'ombra. Sei bruttissimo come sempre, vieni avanti. È caduto, la storia si ripete. Facciamo così, numero uno. Lascia perdere, improvvisiamo. Infatti. È troppo forte. Devo attaccarlo da lontano. No, no. No, dico no perché non posso attaccarlo con l'ombra, con l'attacco d'ombra. Incarica preso. Oh, fighissimo. Ale, proprio anche questo è molto stile Arkham, eh. Cioè, Bane lo ammazzi così, voglio dire. Ammazzi, lo stendi così. No, cacchio. Maledetto, schifoso. Vieni, forza, dai, attaccami. Attaccami. Adoro sto boss, perché questo è un boss, ha degli attacchi specifici. Vieni, avanti, ti aspetto. E ti schivo. E ora ti sorprendo, eh. E ora bimbo sei mio. Quick time event. No, si va direttamente alla ferita. Proprio stile Batman, cavolo. Pure Torvin. Aia. Sono dei ghoul. No, non è Torvin, sono dei ghoul. No, cacchio! Siete esseri inutili! No, non mangiare, non mangiare, non mangiare! Mangiare, cacchio! Non mangiare, miseria ladra! No, non mangiare che poi ingrassi! Non mangiare che poi ingrassi! Poi prendi la tua bellissima forma, prendi la tua bellissima forma e diventi ancora... No! No, cacchio, non mangiare! Miseria, ma miseria la tre infama! Moro che ve lo sto chiedendo, voi ghoul servite uno schifo di qualcosa? Mangiatori di cadaveri, esseri orrendi, fate schifo. Ma basta mangiare, basta. Io vi ammazzo. No. Obiettivo bonus colpisci qui culo afferrati al gà, vabbè. Attaccami, io sono qui, Sono qui e ti aspetto. Ma caricami! Ma caricami, maledetto idiota! Caricami! Caricami, dai! Vieni così, ti voglio carico a bestia! Vai così! Oh, lei! Bene, scrivo sempre due volte per scheramanzia. Io ho un'altra bella ferita! Così, vai! E ancora un altro, uno, due, sei morto, bimbo, Uno, due, sei morto... Ancora uno, due, sei morto. Dai, su, forza, prendi, mangiali. Devo prendere il bonus. Devo prendere il bonus, quindi fai pure. Mi spiace, no, bimbo. Dai, cacchio. Meno male che c'ho i coltelli da lancio che... Ormai che c'ho coltelli da lancio che mi fanno abbastanza danno da ammazzarli. Ole, fai così. No, dai. E cambiano anche angolatura i proiettili, sto perdendo, incredibile. Siamo io e te, siamo io e te ora, siamo io e te. E avanti. Bene, bestio. Sono qui io, ti aspetto. Sì, magari caricami anche. Sono qui, dai, vieni! Sono qui, ti aspetto, Con calma, fai con calma, io non c'ho fretta! Dritto in te!
testa, headshot. E ora, voilà, e sei mio, e sei mio, e sei mio. Classico metodo, dopo tre volte. No, no, dai. Grande, si è risvegliato. E non finisce come l'ultima volta, eh. Non finisce come l'ultima volta. È tempo di vendetta, bitch. Vai così, nella gola. Ah, ma allora... Non ce l'hanno la corazza lì. Allora che cacchio dici? Potevo colpirlo alla gola. Fuori, brutto bastardo! Dai, ne qualche altra di mazzata. Penso che sia morto. Sicuro? Io mi fido. Questa sì che è una caccia al ground. Puoi ben dirlo. La prossima volta non ti divertirai da solo. No. Dovrai aspettare. Anch'io ho una preda da seguire. Avrai bisogno d'aiuto. Io potrei... Grazie, potrei... Corvin. Ma devo farlo da solo. È una missione, sai com'è? È una cosa... mistica. Beh, se sopravvivi... vieni ai Monti Azzurri. Ho molti amici. Gli svuoteremo le scorte di birra. Ho visto quanto bevono i nani. Spero di incontrarti di nuovo. Vai, sta storia si sta modellando molto bene. Mi sta simpatico, Torvin. Come ti tiro fuori di qui, eh? Pezzo dopo pezzo. Pezzo dopo pezzo, perché ci vorrà molto tempo, perché è abbastanza grossino sto schifoso. Vieni qui, figliolo. Ho una cosa per te. Un oggetto prezioso. Padre. Un preservativo. Ogni ramingo deve avere una spada. Abbine cura. Ora fa parte di te. Non me ne separerò mai. Vabbè, entrambi ti salvano il culo. Caricamenti. Sì, Talion ha dei bellissimi occhi, però non posso starti a fissare tutto il giorno, sai com'è? I video durano 15 minuti al massimo e io molte volte li faccio anche da meno di 15 minuti, perché di più è impossibile. E poco figo rientro in scena. Missione completata, il grande Grog bianco. Ora che la caccia è finita, spero che Torvin trovi la strada di casa. In quel caso scoprirà che casa sua non è più come l'aveva lasciata. Mamma mia, quanto hai rotto il cazzo! Hai rotto il cazzo! Miseria ladra, hai rotto, veramente. Tutte ste... Mi dai una buona notizia? Cioè, da quando sei resuscitato, quel che è, non mi hai dato mezza buona notizia, cacchio. Ti odio a morte, ma ti odio a morte. Sei simpatico come una crota inficcata nel culo, come dissero in Die Hard 4. Mamma mia, io non ti sopporto più, io lo odio, io... spero di potermi separare da questo elfo, perché veramente è odioso, non lo sopporto, cacchio. Tutto pessimista. Vuoi dire, hai massacrato tu la tua stessa famiglia, hai fabbricato gli anelli, hai gettato tu la disperazione, la morte, la resurrezione di Sauron, hai fatto te tutti i danni di questo mondo, e devi venirmi a fare le pratiche a me? Ma muori definitivamente, dammi i tuoi poteri e muori, basta, io voglio solo Talion, non ti sopporto più. E dopo questo sfogo, gamers e youtubers, ci vediamo al prossimo episodio, che vedrà quella missione lì. E quindi vi saluto, ragazzi, ricordatevi, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate, e ci vediamo al prossimo video. Vi voglio bene, ragazzi. Ciao ciao.